Allora, eccoci qua ragazze e ragazzi, al nostro appuntamento. Ah, io c'ho ancora l'auricolare, sono così abituata perché la domenica pomeriggio ascolto Luca Sommi, che a me piace tantissimo, e parla di letteratura, di Giotto, di Dante, di Gadda. Oggi ho parlato di Gadda e mi sono proprio appassionata e mi piace tantissimo. E avevo gli auricolari a letto. Scusate, ho un po' di tosse che si è trasformata in tosse secca, ma è molto, ma molto più fastidiosa. Mi sono fatta l'acqua tiepida. Ora ci vado a mettermi lo sciroppo balsamico. È antipatica la tosse secca. Oh. Se sentite un sottofondo da cuori da stadio, è perché sta giocando Barletta. Io lo stadio ce l'ho proprio qua. E fa caldo oggi, poi fa caldissimo qui da noi. Eppure mi sono raffreddata. Cioè, ha fatto sempre caldo qui da noi. Eppure mi sono raffreddata. Perché anche quel vento tiepido spezzo. Ho fatto un macello qua, se non li leggo subito. Perché avevo sto pezzo, ho detto mi dispiace, ma vi ho scritto le vostre domande e le mie risposte. Voi come state? Avete passato una bella domenica? Allora, in casa mia ci sono delle novità, cioè ci saranno delle novità, che non voglio dire perché ve le farò vedere. Sono contentissima, speriamo che va tutto a buon fine. Alcune amiche mie lo sanno, soprattutto Ele, che noi ci sentiamo, è una ragazza che mi segue da YouTube, ma siamo diventate proprio amiche, vero Ele? E lei sa tutto, perché poi chiedo anche consigli, informazioni, insomma, lei sa tutto. Altre no, perché voglio fare una sorpresa. Vabbè, poi vedrete. Certo che vi renderò partecipi, perché voi siete partecipi della mia famiglia e della mia vita, quindi ho fatto un po' troppo caldo. Che buono questo sciroppo. Se vi capita, questo viene dalle Marche, da Pesaro, da Urbino. Me lo porta sempre mio fratello, mia cognata, perché loro vivono là a Tavuglia e altro che sciroppi medicinali. Scusate, ma vi devo dedicare per forza il video settimanale. Allora, iniziamo dalle amiche che hanno amiche e amici che hanno i canali. Mi raccomando, iscrivetevi, seguitele, commentatele e visualizzatele perché sono persone fantastiche. Io le seguo molto volentieri e spero che anche voi facciate la stessa cosa perché sono veramente canali belli. Partiamo dagli aforismi di Steffi Blu o dai Buongiorno che lei dà su YouTube, che sono bellissimi, brevi, come si suol dire, brevi e intensi. Quindi seguite Steffi Blu. Io ti ringrazio e mi ricollego ai Ferrero Rocher. Mamma mia, quelli sono proprio. Allora, io dico sempre che le aziende, fanno sempre, come si suol dire, il primo amore è angelo. Secondo me, il Ferrero Rocher possono aver fatto il Mon Cherie, il Pocket Coffee. Oppure il Ferrero Rocher d'Arco, il Ferrero Rocher al cocco, il Ferrero Rocher, ma il classico rimane sempre per me, rimane sempre il numero uno. Quindi per il Ferrero Rocher anche in questa casa vanno a rombo. So che ti piace tanto il mio gusto nell'acquistare gli oggetti della casa, di tutto, e sono contenta, grazie mille. Avrai buon gusto anche tu allora, quindi grazie mille. Seguite e iscrivetevi. Io invece ringrazio la mia amica Patti Casa che ha un canale di cucina, seguitela perché è fantastica, come Marisa in cucina e Pasticcia con Vale, la mia amica Vale che fa proprio delle ricette che io non sono ancora riuscita a fare, le tue ricette, perdonami. Ho un po' abbandonato. Ho fatto ieri delle torte belle light. Non è detto, però l'ultima volta che è venuto il dottore l'ha visto un po',
Non altro, dice Virginia, evita. Allora, facendoli io ci sono, non comprandoli non ci sono, però un pochettino, tipo ieri feci la crostata perché ho messo la marmellata, non ho messo lo zucchero nell'impasto. Insomma, mi devo regolare io. Ciò che le posso fare, mi regolo io così, perché lei è golosissima e voglio evitare. Non l'ha avuto sino adesso 80 anni, ma anche no. Evitare un po'. Quindi non sono riuscita a fare le tue ricette, Stefi. Pasticcia con Vale. Voi seguitela e fatela le ricette perché sono veramente facili e buone. Saluto la mia amica, la dolcezza mi viene guardando, la Lelia, con il suo mani di fata. C'è la mia amica Maria Paola che mi chiama mani di fata, ma mani di fata guarda un po', la dolcezza mi viene guardando perché fa degli oggettini. Io quando ho i capelli sporchi non li sopporto. Fa degli oggettini fantastici, orecchini, collanine. Anelli, seguitela e ti saluto. Sì, banane e fragole sono un vecchio ricordo che io ogni anno che escono le fragole faccio banana, fragole e al posto di metterlo zucchero ci premo un'arancia. Sono buonissime, le mangiamo tutti e sono veramente buone. Lisa Ricette, nuova iscritta nel mio canale e io nel suo. Voi iscrivetevi, guardatela perché la naturalezza che c'è nei nostri canali è da apprezzare, quindi Lisa Ricette, seguitela. Ovviamente mi sono iscritta anch'io al tuo canale. Noi donne, è vero, siamo molto dinamiche, ma perché non possiamo arrenderci mai? Una donna non dovrebbe mai arrendersi davanti a tutto, davanti alla fatica, davanti all'amore, davanti al dolore, davanti al lavoro. Anche l'uomo, io non metto, io per me siamo tutti uguali, ma la donna ha la famiglia, ha i figli, ha la pulizia della casa. Voi direte perché un uomo non può pulire? Sì, però stando magari tipo la mia famiglia, io parlo di me, io stando a casa è normale che i miei figli, mio marito, dopo che torna dopo 8 ore, 9 ore, 10 ore, mio marito pure di più. Di lavoro di certo non li metto a spolverare, sarebbe proprio il colmo. Quindi noi abbiamo una marcia in più, dai, diciamo. Abbiamo proprio una marcia in più. I cerchietti, come vedi, vabbè, oltre a questo che è, diciamo, di casa, li uso tantissimo anch'io, sono bellissimi. Saluto la mia amica Federica, Fepim85, seguitela. Francesca Sabato, tanti baci a queste mie amiche, soprattutto di WhatsApp. Tanti tanti baci, ci sentiamo tutti i giorni noi tre. Anna in cucina. Anna, qua fa caldo, da noi fa caldo, è proprio impossibile pensare di mettersi, soprattutto in casa, una maglia a manica lunga o di lana o una felpa. È impossibile, fa proprio caldo, ecco perché sì, io mi sono raffreddata, è ovvio, per la temperatura lo sbalzo, però ripeto, quando tira anche quel vento caldo, quel vento tiepido, quello colpisce, ma è pur sempre vento tiepido, cioè non si può uscire con un giubbino, cioè voi vedete, è capitato di vedere anche mia sorella quando siamo per strada o col giubbotto di jeans o un giubbino magari con la mezza manica sotto, perché proprio non abbiamo, qua non vedrai mai una persona con il cappuccio, lo sciarpone, i guanti, no, non esiste. Qua la temperatura è questa, bellissima, non è da cambiamento di clima perché l'abbiamo sempre avuta, però questa è la temperatura, cioè mettermi una cosa pesante e poi sudare, penso che sia peggio. Comunque, il tuo risotto buonissimo come il mio, bello cremoso. Io invece ci aggiungo nel brodo, ci metto un po' di latte, qualsiasi tipo di risotto faccio, proprio per renderlo più cremoso. C'è chi ci mette l'amido per fare quella cremosità, io preferisco un po' di latte. Tu invece lo metti il latte nel riso in bianco. Buono, mamma mia, che buono, io amo il riso, io amo il riso. Questa è la mia parte. Lodigiana del nord, come mia mamma, che mi piace tantissimo il riso.
Ma proprio tanto, tanto. Io lo mangio anche freddo così, mi piace tantissimo. Per lo sciroppo hai ragione, il Green Toast, ti do ragione, però io l'ho usato sempre, sia per me che per i ragazzi, per mia figlia, per tutti. Però c'è anche da sapere che quando ti abitui a prendere il solito medicinale, poi arriva che non fa più effetto. E quindi il dottore ti dà un altro tipo di medicinale. In effetti io ho iniziato a prendere il Grintus che ho finito, ma poi mi ha dato il Fluifort che mi ha proprio spezzato la tosse per poi arrivare a diventare secca. Vabbè, diciamo che è in fase di guarigione. Fastidiosa, ma in fase di guarigione. Il procedimento delle cozze, io l'ho sempre fatto quello che dici tu, che metti a bollire le cozze chiuse. Qui da noi invece si usa anche il mio, la mia ricetta. Infatti c'è una mia amica, aspetta che non veda, Raffaella Amato di Molfetta, giusto? Benvenuta e grazie mille, che bello quando ci sono della tua stessa zona amiche. E le fa come me, perché hanno un gusto diverso. Prova, Anna, e vedrai e fammi sapere come sono. Hanno proprio un gusto diverso, però l'accortezza, come anche dice un'altra mia amica, Luana Zazza, l'ingrediente segreto delle cozze non sono le cozze, è l'olio extravergine. Bisogna cuocere queste cozze nell'olio e aggiungere giusto un bicchierino d'acqua, dipende poi dalla quantità di cozze, che se poca, se la quantità di cozze è poca, anche mezzo bicchiere d'acqua. Provale Anna e fammi sapere. Seguite Anna in cucina. Saluto la mia amica Flo Flo. Di Anna volevo anche dire che il cioccolato fondente è il mio cioccolato preferito. A te piace addirittura al 100%. Sai che non l'ho mai provato al 100%. Sono arrivata al 90%. È buonissimo. E poi non fa ingrassare. Donne, mangiamo cioccolato fondente che non fa ingrassare. Ciao Anna, saluto la mia amica Flo Flo, tutti a casa di Maria, i fruttini sono buonissimi, sono proprio buoni, tu li mangi in estate, belli freschi, e li mangerò anch'io in estate, anche se poi c'è l'anguria, ci sono le pesche, le albicocche, non vedo l'ora che arriva l'estate. E sulle tazze, ti piacciono le frasi? Sì, io ho deciso di comprarmene, dato che amo le tazze, di comprarne una ogni volta che vado, perché sono veramente, è vero, sono frasi positive, perché nella vita bisogna essere sempre, sempre positive. La negatività, via, via, scacciamola, sempre positive. Poi non costano tanto, anche i bicchieri che tu hai visto, o i piatti, o le cose, hanno prezzi accessibili. Saluto la mia amica a casa di Concia e Claudio, la mia amica Concetta, che domani, non sto spoilerando niente, l'ha scritto lei, domani so che arrivi nella nostra amata Puglia, io verso il Gargano, tu nel Salento, bellissima. La Puglia noi si divide in tre, Gargano, Bari e Salento, tutta bella, ma non perché siamo pugliesi, io amo l'Italia, in tutto per tutto, Firenze, Venezia, Milano, Roma, Torino, Napoli, tutto, Pesaro, tutto. E so che vieni in Puglia, io ti aspetto a braccia aperte, Concetta, e anche se siamo distante, perché dista parecchio Lecce da noi, però siamo un po' più vicine. Bentornata in Puglia, Concetta. Occhi alla penna, grazie, seguitela. Pasticcia con Vale. Vuole dire qua ragazze, sono Linda, la nuova family, ho visto il terzo mese vicino, bellissimo, chissà che emozione, sono emozioni bellissime. Paola Meloni, che potete seguirla su Instagram, Lucri Lovom, certo che ci vediamo, ci organizziamo, appena hai visto il Gargano, subito, ti aspetto, non vedo l'ora quest'estate. La mia amica Angela di Trani e seguite, penso che se non erro domani uscirà sul suo nuovo canale Polpette in Cucina un nuovo video ricetto con la sua bambina. Seguitela, mi raccomando.
Nicoletta, una mamma su YouTube, non ti preoccupare, spero tutto bene, amica mia, anche lei del Salento. Non ti devi preoccupare per i video, quelli sono superficiali. Io dico sempre: sì, è bello guardare, è bello anche fare visualizzazione per noi soprattutto, però quando una non ha tempo, io capisco, quindi non ti preoccupare, spero tutto bene. Non ce la faccio più con questa tosse. Accelero. Saluto la mia amica, perché devo leggere, ragazzi, ho scritto troppo un macello. Saluto la mia amica Marilu, che mi fa parecchie domande e le voglio rispondere a tutte. Per i dipinti del De Nittis, sì, vabbè, noi il De Nittis è una cosa importantissima. Oltre a Milano, come tu hai visto, che c'è a Milano, l'hai visto dal TG, c'è anche un'apertura di gallerie del nostro amato De Nittis a New York. Io l'ho pubblicata tempo fa, quindi molto bello, è importantissimo. Io sono fiera della mia città per tutte queste cose carine, carine, è una mini parola, belle, perché l'arte è una cosa importantissima per la vita di ognuno, perché l'arte, a parte che ci sono musei, ci sono opere, ci sono gratis, quindi non precludiamo il fatto di non visitare cose così, perché l'arte fa aprire le menti, la letteratura fa aprire le menti, non bisogna restare chiusi, bisogna leggere, bisogna anche un semplice libro, però un libro che ti faccia volare, non i libri d'amore, sì. Anche i libri d'amore, però bisogna aprire le menti, conoscere più che altro, che è molto bello, perché poi con 10-15 euro ti compri un libro e sai che passi un tempo, anche in un mese te lo leggi. Se è stato un mese, quei 15 euro sono già ammortizzati, però alla fine tu hai imparato, hai capito e hai conosciuto. È un viaggio per me leggere. Conosci posti, conosci persone, conosci. Fidatevi, l'arte. Nel leggere, nelle opere, nelle pitture, nelle. Bellissimo, bellissimo. Mi piace tantissimo. Io poi da quando seguo. Allora, prima leggevo, prima mi piaceva informarmi, prima mi piaceva. Tipo, io sono una che se ascolto una parola, anche in un dibattito, in un talk, e non so il significato, vado subito su Google a leggerlo perché voglio tenermi informata, voglio conoscere, voglio scoprire, voglio conoscere, voglio non restare voglio conoscere, quindi a me piace tantissimo. Nella musica, la musica anche per me è vitale, soprattutto poi voi sapete che tipo di musica ascolto io, quindi è molto importante. Poi da quando ho letto e seguo Luca Sommi, a me piace tantissimo. Molto delicato nel parlare, intelligente, colto, spiritoso, piace tantissimo, mi ci trovo benissimo. La bella Bicelli, cara mia, la bella Bicelli e Pappagallini. Sì, perché mio padre diceva sempre che noi, soprattutto la Puglia, ha un avvicinamento tropicale, così diceva mio padre. Abbiamo un connubio con i tropici. È vero, noi abbiamo i pappagallini, ma da sempre. Noi proprio Bicelli, vedi, l'ho sentito anche Bicelli a Trani, li ho visti. Insomma, bello, bello. Magari ci avviciniamo ai tropici, così non, quando usciamo non dobbiamo stare a dire cosa mi metto, questo va bene, questo va male. Ci mettiamo un pantaloncino, una canotta, due infradito e andiamo. Ah, la libertà, che bello. Vabbè, chiudo. E grazie Marilu, che mi ritiene una persona educata. Io dico sempre che bisogna essere educati, arrabbiarsi, perché anch'io, come stavo appunto dicendo stamattina alla mia amica Eleonora, Ele, che io sono buona ma non sono fessa. Però bisogna sempre partire con la vena dell'educazione, della gentilezza, della comprensione soprattutto. Proprio per questa cosa che sto facendo, che è in atto. E poi se ti senti dire dopo un po'
No, scusami, bella, che scusami, mi hai preso in giro? Io poi sono fatta così. Vabbè, e poi il tempo vedremo. Stella Marina, grazie mille, 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 mille volte grazie. So che ti piace tutto di me. Hai notato la foto, quella da piccolina, del matrimonio di mia mamma e mio papà? Bellissima. Sei molto attenta e mi piaci tanto come scrivi, cosa pensi di me soprattutto, quello soprattutto, e come saluti e ringrazi, come tutte voi anche, mia mamma, felicita la mia famiglia. Noi ricambiamo tutto con te e tutto con tutte voi. Grazie mille. Saluto Giusy Schirru. La dispensa vegana mi sono iscritta, grazie al tuo consiglio, è vero, perché io sto anche voglio un po' eliminare le carni e farne un uso. Vabbè, già non è che sia una grandissima mangiona. Io proprio se dovessi mangiare un po' di carne, se dovrei mangiare un po' di carne, mangio il cavallo, eppure. Lasciamo perdere, vedremo. Grazie Giusy, saluto la mia amica e ringrazio Melissa Bonaccorso, Anna Maria Manavella, se i fruttini sono buonissimi. Luigia Segni, non ho capito il messaggio che mi hai scritto del negozio rosso. Se riesci, se leggi, vedi questo video, non ho capito cosa volevi dire sinceramente. Comunque ho capito dei prezzi, è perfetta. Qua ti do ragione, qualsiasi negozio sia, perché ormai non possiamo più neanche entrare, che già scatta, tin tin, 50 euro. Quindi però fammi capire, se vedi questo video fammi capire. Livia Palumbo, Lucy, Daniela Donatelli, grazie mille, ti ho risposto, grazie mille, benvenuta. E voglio dirvi a tutte che io vi porterò sempre, quando esco, quando vado da qualche parte, per la mia città, per negozi, per feste, vi porterò sempre quando vado nelle zone limitrofe, Trani, Andria, Molfetta, Bisceglie. Sempre, vi porterò sempre, vi farò vedere tutto, tutto, tutto di me. Poi so anche, vabbè, finisco di salutare, saluto Angela De Bari, grazie mille, Luana Zanza. Luana, sono andata al fruttivendolo e non trovavo il cavolo rapa. Io lo chiamo cavolo rapa perché diciamo in italiano si chiama cavolo rapa. Quando ho detto mi dà il cavolo rapa, lui mi ha preso la barbabietola, quella rossa, quella da zucchero. Ho detto, no, quello che... Ah, fa il fruttivendolo, il capo di Murt. Mi sei venuta in mente tu. Ho detto, sì, il capo di Murt. Ho detto, non l'ho voluto dire. Dice, no, no, il capo di Murt. Vabbè, non ce l'aveva quel giorno, vabbè, mi sei venuta in mente tu. Sì, mi sono sgonfiata, grazie mille. Ora sono un po' gonfia perché ecco perché non prendo medicinali, perché appena prendo un medicinale io mi gonfio. Vabbè, sono gonfia di medicinale, comunque ho perso peso ed è giusto. Poi saluto Rosanna Sanarica, Concetta Sambataro, e anche tu per la mezza manica hai perfettamente ragione, ma qua fa caldo. Io non so come dirlo, io spero che un giorno, spero che voi veniate a Barletta, uno per conoscere me, due per conoscere la mia città e anche il suo clima, che è veramente caldo. Raffaella Amato, da Molfetta, le cozze forever. Anna Pepe, la mia amica toscana, bellissima, saluta la tua mamma, ti vuole tanto bene. Enza Gargiulo, Katia Monid, benvenuta anche a te, e tante, tante, tante altre. Jerry, il mio amico Jerry, il mio amico Max. Scusate, mi sono impappinata perché non riesco, non voglio sempre tossire. Io vi saluto tutti e sono contentissima, soprattutto. Ma finisco. Ah. Da sollievo questo mentolo. Sono contentissima per le teiere della Medita Cup.
che potete trovarle, acquistarle su Amazon, potete visitare i loro siti su Facebook, Instagram, Pinterest e YouTube. Le teiere non costano tanto, potete scegliervi il modello che vi pare, la quantità che vi piace, che vi fa più comodo e soprattutto, mi raccomando, sono in vetro borosilicato e potete tranquillamente metterle sul fuoco. Io l'ho fatta ieri e stamattina me la sono bevuta fredda. Perfetta. Sono 25 minuti, io vi saluto, chiudo il mio quaderno, faccio un altro colpo di tosse a chiusura. E vi voglio bene, vi ringrazio, la mia famiglia vi abbraccia e vi ringrazia, io idem, anche di più, io vi stringo mentre vi abbraccio, vi voglio bene e mi raccomando, vogliamoci sempre bene, l'educazione al primo posto, vogliamoci sempre bene e voglio siete. Ciao!